Amici, concittadini, questa sera iniziamo la campagna elettorale per le europee. Il megafono viene usato non per scenografia, ma perché non abbiamo la corrente elettrica. Quindi siamo privati in pratica della democrazia e della libertà di parola e di espressione, diritti garantiti dalla Costituzione. Cosa che per il comune è secondaria ed è molto grave. Quindi ci arrangiamo come possiamo, ritorniamo a fare le agorà come succedeva in Grecia. Il movimento è abituato a stare in mezzo alla gente. Noi siamo qui insieme con la gente proprio per parlare anche con un semplice megafono e dire la nostra. Non basta un cavo elettrico per farci tacere. E questo poi avrà conseguenze anche successivamente. A parte diciamo questa piccola non polemica ma precisazione, giusto per far capire il perché stiamo usando il megafono, ho qui presente l'onorevole Pier Nicola Pedicini, laureato in fisica medica all'Università Federico II di Napoli. Prima di essere parlamentare europeo lavorava all'oncologico del regionale della Basilicata, a Rione Rinvulture. Lui non ama i numeri, non ama le statistiche, è stato sempre presente in Parlamento, alle sedute, nelle interrogazioni, è vicepresidente vicepresidente dell'Assemblea Paritetica CPUE, è membro di 4 commissioni. La frase diciamo più bella che ho estrapolato è questa: una buona interrogazione non ha lo stesso peso reale di una cattiva interrogazione. Un'interrogazione pertinente e insensata non vale quanto un'interrogazione inutile e pretestuosa, ma per le statistiche conta uno ugualmente. A voi Pier Nicola Pedicini. Grazie, grazie. Io neanche me la ricordavo questa frase quando l'ho scritta e quando l'ho detta. Sì, dispiace che poi l'amministrazione non dia la possibilità di esprimersi a voi ragazzi, a tutti quanti i presenti. È importante per tutti quanti noi sapere di più d'Europa. È importante perché l'Unione Europea decide la sorte, le sorti di tutti quanti noi e non se ne parla mai. Il dibattito politico è sempre concentrato sui temi nazionali e talvolta sui temi nazionali che sono quelli meno importanti. E invece quelle decisioni, quelle che vengono prese a livello europeo, impattano sulla nostra salute, sulla nostra economia, sul nostro ambiente, su tutto quanto quello che ci riguarda direttamente. E pertanto il tema europeo va riportato nel dibattito politico come merita. Io faccio un esempio per capirci. Quando noi abbiamo fatto la manovra economica, che è stata tanto dibattuta nell'ultimo periodo, che è una manovra economica destinata in parte a rinsaldare le clausole di salvaguardia, 12 miliardi, ma insieme a quelle abbiamo fatto il reddito di cittadinanza, abbiamo fatto tutte misure destinate questa volta ai cittadini, non più alle banche, non più alla finanza internazionale. Ebbene, tutta quanta la manovra è consistita di circa 33-34 miliardi di euro. 33-34 miliardi di euro. Noi italiani paghiamo 70 miliardi di euro ogni anno, buttiamo via 70 miliardi di euro ogni anno in interessi sul debito pubblico. Quindi tutta quella manovra, tutta quella grande discussione non è neanche la metà di quanto l'Italia getta via ogni anno sugli interessi sul debito pubblico. Il punto è: chi è che non ha mai partecipato al dibattito politico? Chi è che non ha battuto i pugni all'epoca per fare in modo che ci fosse una governance europea che non permettesse uno squilibrio economico di questo tipo? È importante il sapere che ci sono delle responsabilità. Nessuno italiano, né governativo né nel Parlamento, è riuscito o perlomeno si è neanche accorto di queste tematiche così importanti. Noi abbiamo una moneta unica in Europa, l'euro, ma abbiamo 28 tassi di interesse differenti, 28 economie e 28 tassi di interesse differenti in Unione Europea. E per cui la Germania, che ha lo stesso debito pubblico dell'Italia, ha 2.100 miliardi di debito pubblico, l'Italia ne ha 2.300 di debito pubblico, ma la Germania paga ogni anno 6 miliardi
di interessi sul debito, l'Italia ne paga 70. Questa è la più grande delle ingiustizie che in questo momento l'Italia sopporta senza saperlo, ed è per quello che non si parla mai di queste cose, non è ordine del dibattito pubblico normale. I cittadini devono sapere che questa cosa corrisponde a comprarsi una macchina di 20.000 euro, andare in una concessionaria, comprare la macchina di 20.000 euro, la concessionaria ti propone un finanziamento e voi andate a pagare i 20.000 euro più 30.000 di interessi, e la macchina che costava 20.000 euro in questo modo va a finire a 50.000. Questo è strozzinaggio, e l'Italia paga questi interessi ogni anno senza che nessuno si ribelli. Adesso noi siamo presenti al Parlamento europeo, siamo stati presenti al Parlamento europeo, ma saremo presenti in tutte le istituzioni e metteremo riforma alla governance europea. Siamo stati presenti al Parlamento, adesso siamo presenti in Consiglio, arriveremo ad avere un commissario europeo, si spera all'industria, meglio ancora se arriva all'economia. Ma abbiamo bisogno di presenza in tutte quante le sottofasce istituzionali, nelle fasce intermedie, nelle rappresentanze, nelle ambasciate, nei comitati delle regioni, perché l'assenza degli italiani fino ad ora nelle istituzioni europee ha creato il danno che noi stiamo vivendo, e non è un danno da poco, a parte la questione economica, ma anche l'assenza quando si sono firmati i trattati internazionali che hanno penalizzato soprattutto le zone del sud Italia. Io mi riferisco all'importazione dell'olio tunisino senza dazio. Il 35.000 tonnellate di olio tunisino senza dazio significa portare un olio di scarsa qualità che costa 3 euro a bottiglia, e in periodo di crisi sono tanti i cittadini che, dovendo scegliere fra due tipi di olio, vorrebbero comprare il vostro olio, l'olio soprattutto pugliese, ma non lo possono fare e comprano quello là che arriva dalla Tunisia, e in questo modo si devasta tutto un intero settore economico. Così come quando è stato firmato il trattato con il Marocco per i prodotti ortofrutticoli, le loro arance sono entrate nel mercato europeo e le nostre sono rimaste a terra. Le sanzioni alla Russia, la stessa cosa, nessuno degli italiani è stato mai presente e la Russia per rivalsa ha bloccato le importazioni dell'unica cosa che importa dall'Europa, e cioè i prodotti ortofrutticoli che ancora una volta venivano prodotti dal sud Italia. O come quando nessuno ha protestato o si è messo di contrasto al trattato col CETA, con il Canada, per l'importazione del grano canadese trattato col glifosato, che abbiamo accertato essere cancerogeno, ma non è soltanto cancerogeno, distrugge anche la nostra economia, perché in quel modo con la chimica si riesce ad abbattere i costi e quindi a fare concorrenza sleale. Io ho visto con i miei occhi le navi che arrivano a Pozzallo in Italia, che scaricano intere stive di grano canadese, grano duro che serve per fare la pasta, per il primo paese produttore di pasta al mondo, e cioè l'Italia. 7 milioni di tonnellate di grano duro che venivano prodotte da sempre con le aziende italiane fino a 30-20 anni fa, adesso vengono prodotte per la metà dall'Italia e poi il resto arriva dal Canada e dall'Ucraina. E in questo modo queste aziende sono morte. Quindi da noi c'è stata la crisi c'è stata nel 2008, c'è stata nel 2011, ma la crisi non è stata l'unica cosa che abbiamo ricevuto, abbiamo anche messo il carico da 90 su questa crisi, perché mentre gli altri ne stanno uscendo, questi trattati scellerati che hanno visto l'assenza degli italiani stanno ancora gravando sulla nostra economia e sulle piccole nostre attività, sulle nostre produzioni locali. Ci sono i fondi europei, ma i fondi europei sono sempre contrastati o inutilizzati o rimandati indietro. Notizia, i fondi europei che tornano indietro vanno a finire nel bilancio generale dell'Unione Europea. E intanto quelli non sono fondi europei, sono fondi italiani, sono soldi nostri che vanno a finire nel bilancio dell'Unione Europea e le spende la Polonia, la Repubblica Ceca. Questi sono gli stati che meglio di tutti spendono i fondi europei con i soldi nostri. Vai a vedere di chi sono le responsabilità, e sono in capo alle regioni che impediscono di sfruttare i fondi europei perché non emettono i bandi. Arrivano a fine mandato, a fine settennato, i fondi europei si danno ogni 7 anni, arrivano a fine settennato e cominciano ad andare i bandi in procedura accelerata, ma in procedura accelerata si imbroglia e fanno prendere i bandi soltanto agli amici degli amici. E questo è il trucco, e quindi l'Italia, o meglio il sud Italia, che da sempre è stata classificata come obiettivo 1, cioè come zona sottosviluppata, non è mai riuscita a uscire da questa condizione di sottosviluppo. I fondi europei vengono dati in maggioranza proprio nelle zone sottosviluppate. Più sei sottosviluppato e più fondi arrivano,
E le regioni hanno invertito il concetto, hanno detto allora se più soldi arrivano ci conviene essere sottosviluppati, così ne arrivano di più e se ne fregano di più. E questo è il meccanismo che hanno stipulato queste regioni. Adesso abbiamo un ministro, il ministro del sud che è pugliese, il ministro Lezzi, che sta martellando le regioni affinché facciano i bandi e che mettano i bandi nei tempi utili, con una pianificazione affinché tutti i cittadini, che tutte le comunità possano beneficiarne come è giusto che sia. L'Europa è questa, e l'Europa è qualcosa di utile fino a quando sei partecipe, sei dentro il meccanismo dello sviluppo dell'Unione Europea e si ottengono grandi risultati. Noi siamo stati partecipi, siamo stati premiati, siamo stati classificati come la delegazione più presente, più produttiva del Parlamento Europeo e anche la più green, la più verde, la più ecologista. Siamo stati noi, abbiamo firmato e fatto la differenza sulla direttiva sulla plastica monouso. Per cui nei prossimi 2 anni scomparirà tutta la plastica monouso, non soltanto in Italia, ma in tutti i paesi dell'Unione Europea, col beneficio di tutti quanti i nostri mari, che non vedranno più quando a ogni mareggiata che arrivano le nostre spiagge piene di plastica. Scomparirà la plastica monouso e il Movimento 5 Stelle ha fatto la differenza perché è stato sempre presente, sempre presente. Gli italiani che sono andati fino ad ora, faccio pure i nomi, De Mita, Mastella, Pittella, ce l'hanno raccontato i funzionari che sono là. Giocavano a carte, questo è quello che facevano gli italiani, invece di difendere l'Italia. Siamo stati premiati per questo, abbiamo ottenuto grandi risultati e continueremo a ottenere grandi risultati. Siamo persone che si impegnano e hanno deciso di dare parte della propria vita a questa missione, perché questa è una vera missione. Io vi auguro che anche voi possiate trovare lo stesso spirito, la stessa motivazione, perché dai luoghi più piccoli fino alle istituzioni europee il Movimento 5 Stelle ha la stessa motivazione, quella di cambiare le cose. Vogliamo cambiare Palagiano, vogliamo cambiare Taranto, vogliamo cambiare la Puglia, vogliamo cambiare tutto quanto il sud, vogliamo cambiare l'Italia e vogliamo cambiare pure l'Europa, perché non è possibile che un'istituzione del genere arrivi a devastare l'economia di uno Stato come l'Italia, che è il terzo paese pagatore, il terzo paese contributore dell'Unione Europea, dopo la Germania e la Francia. Siamo su questa strada e continueremo su questa strada. Io spero che tutti quanti voi possiate capire e anche divulgare queste informazioni che abbiamo acquisito in tutto questo mandato. Abbiamo trovato un sistema Italia del tutto assente. Non hanno contribuito a creare quel sistema, quello scambio di informazioni che servono. Quando i nostri ministri arrivano in consiglio, debbono avere già una scheda preparata per i voti del Parlamento che già sono arrivati prima. I parlamentari lavorano prima sui file sui quali si esprimono i nostri ministri nel Consiglio. È chiaro che se c'è un sistema Italia, i parlamentari devono andare in linea con i consiglieri. Ci sono delle differenze politiche, ma devi fare sistema Italia. E non basta il sistema Italia, devi anche coinvolgere gli altri stati in tutto questo. Il voto. Abbiamo trovato il voto perché fino ad ora hanno mandato soltanto politici per affiliazione politica, che adesso si mettono contro a questo governo perché semplicemente è un governo di posizioni politiche opposte. Il sistema tedesco, il sistema francese vede i funzionari che lavorano per il governo. Qualunque tipo di governo arriva là, loro lavorano per la Germania, lavorano per l'Olanda, lavorano per la Francia. Gli italiani si mettono contro e più si mettono contro più noi ne traiamo soltanto malefici. Così come è successo oggi, ho visto De Luca in Campania, semplicemente perché il governatore della Campania è di una posizione politica diversa, ha impedito di fare 13.000 assunzioni, di fare il concorso dove ci sono 13.000 domande per i navigator per migliorare il sistema del reddito di cittadinanza e dei centri dell'impiego. Ha impedito di farlo semplicemente per posizione politica diversa. Ci sono delle assunzioni, ci sono delle persone che possono lavorare e migliorare un sistema di cui beneficia tutta la posizione, si mettono contro. Ho visto anche il programma delle europee per il PD. Ho visto che loro propongono per l'Europa il reddito minimo orario, cioè quello che noi stiamo portando da sempre avanti. Va bene, però loro lo vogliono in Europa, non lo vogliono in Italia. Fanno hanno la sindrome NIMBY al contrario. La sindrome NIMBY, cioè non nel mio cortile, è quello che si riferisce a qualcosa di rischioso, un fenomeno rischioso che potrebbe compromettere la salute o comunque l'economia di una piccola zona. Allora le persone sono d'accordo a farle altrove, ma non nel proprio giardino. Il PD ha inventato un nuovo fenomeno NIMBY, una nuova sindrome, hanno loro.
quella delle cose positive che vogliono per gli altri, ma non le vogliono per se stessi, semplicemente perché le abbiamo volute noi, le abbiamo proposte noi. Noi ce l'abbiamo nel programma per le europee, il reddito minimo orario, perché così è un modo questo per non avere una differenza, una disparità nel salario tra i vari stati dell'Unione Europea, e con questo l'armonizzazione permette di non vedere delle persone che partono via e che vanno via a lavorare. Così come facciamo una lotta ai paradisi fiscali, perché quello è un altro dei meccanismi con cui le aziende se ne vanno via. In Lussemburgo, il paese di Juncker, del commissario dell'Unione Europea, è un paradiso fiscale, ma c'è una lista di 7 paesi, Malta, il Belgio stesso, parte anche della Germania, 7 paesi che sono definiti paesi con una pianificazione fiscale aggressiva, sono paradisi fiscali. Paradisi fiscali vuol dire che le aziende vanno via perché trovano una maggiore facilità economica, ovviamente, non hanno la pressione fiscale che hanno in Italia, vanno via, si portano via i capitali, si portano via le persone che lavorano, nel senso che i posti di lavoro li danno lì, e poi fanno pure concorrenza sleale alle nostre aziende che rimangono eroicamente a pagare le tasse in Italia. Questi sono i meccanismi che dobbiamo fronteggiare. C'è già molti parlamentari, non soltanto italiani, che sono disposti, che hanno queste battaglie nel loro programma, e quindi noi li abbiamo coinvolti, abbiamo creato un nuovo gruppo, creeremo un nuovo gruppo perché non ancora è definito, che ci libererà anche da questo gruppo scomodo in cui siamo stati in questi 5 anni, ma che ci ha permesso di ottenere grandi risultati, che sono quelli che in parte vi ho raccontato. Invitiamo. L'appello per chiudere che faccio è invitare i cittadini ad andare a votare, perché considerano queste elezioni non alla pari delle parlamentari nazionali. Invece sono proprio le elezioni europee quelle più importanti, perché loro dettano le linee guida che poi ogni singolo Stato acquisisce. Sono più importanti le elezioni europee, quindi andate a votare perché è importante. Se non andate voi va qualcun altro, decidono gli altri, come ha detto Pier Nicola. Non facciamo sistema Italia, diventiamo un po' più nazionalisti, italiani dentro, sentiamo quell'orgoglio. Quindi invito il 26 tutti ad andare alle urne in massa. Grazie a Pier Nicola per essere stato con noi, e grazie ai cittadini che ci hanno seguito. Buona serata. Grazie a voi.